chiara, la luna un grande lume, Euriello e Niso uscirono dal campo verso il fiume. E scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. Euriello era un fornaio e Niso uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava, c'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Disse a Niso, asciugandosi la fronte, ci sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, fu facile sorprenderle tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello, Euriello la raccolse e se la mise sul cappello. D'argento, un'aquila imperiale splendeva nella notte più di un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini che volevano vendicare i camerati uccisi. Euriello fu bloccato in mezzo a una radura, Niso stava nascosto coperto di paura. Euriello circondarono coprendolo di sputo, a lungo ci giocarono come fa il gatto col topo. Vide l'amico legato intorno a un ramo, trafitto dai coltelli come un San Sebastiano. Niso dovette uscire, troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. Due alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno. La luna un grande lume, Euriello e Niso uscirono dal campo verso il fiume.